Ok, quindi bella a tutti ragazzi, sono Ghisus e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3. Ok, dobbiamo andare a sconfiggere Ice. Ok, ho fatto l'accesso al nucleo programma e infatti la vediamo già qua in basso. Carina la musica. Ho una chiamata. Ah, una chiamata. Geo, cosa c'è Sonia? Come va il concerto? In questo momento le impostazioni del palco sono state alterate. Lì mi ha detto cosa vuoi fare. Mi dispiace che rischi la vita per salvarmi. Non devi scusarti. L'ho detto prima e te lo ripeto. Questo è ciò che fanno gli amici. Non preoccuparti e pensa al concerto. Rendili felici come solo tu sai fare. Ok, conta pure su di me. Li riscalderò talmente che si dimenticheranno di tutto questo freddo. Ti conviene tornare senza neanche un graffio, Geo. Ok, mi impegno. Percepisco una potente fonte di rumore più avanti. Ho la stessa sensazione di quando Manny si è andato fuori controllo. Allora potrebbe essere successo che... Sicuramente qui c'è un wizard fuori controllo. Ci sono buone probabilità che si tratti di quella wizard, Ice. Andiamo, Mega. Non lascerò che il concerto di sogno venga rovinato più di quanto lo è già stato. Ok, intanto guardate i pannelli congelati del cyberspazio, del nucleo programma, cyberspazio, chiamalo come volete. La strada d'onda è congelata. L'onda M deve avere un problema di temperatura. Ice inizia a rompere. Ragazzi, ascoltami. Ice inizia a rompere nel senso inizia a rompere le scatole. La temperatura del nostro corpo diminuirà mentre siamo sul pavimento congelato. Se la nostra temperatura corporea scenderà sotto il livello critico, congeleremo e potremo rimanere bloccati qui per sempre. E se usassimo le carte lotta? Possiamo usare le carte elementali fuoco per sciogliere il ghiaccio? No, non funzionerebbe. Beh, era un'idea. Ad ogni modo, fermandoci su un pavimento privo di ghiaccio, la nostra temperatura corporea salirà. Quindi dobbiamo lasciare il pavimento congelato prima di diventare ghiaccioli. Ragazzo, hai afferrato il concetto. Non dimenticarlo e controllo il termometro. Abbiamo proprio un termometro. Grazie, Mega. Come ti ho appena detto, corriamo un grosso rischio. Hai ragione, ma non c'è altra scelta. Prometto di non farci congelare. Ehi, Mega Man, sembra che sia nuovamente il mio turno, eh? Ah, è Taurus. Taurus. Per tutte le avvenienze avevo aperto un canale di comunicazione. Tocca al mio papà se la tua temperatura corporea arriva a zero e congeli. Se lo farai, ti scalderò con la fiamma di Taurus. Ma non posso mantenerla a una temperatura molto bassa. 10 secondi è tutto ciò che posso fare. E la mia fiamma Taurus è difficile da usare con il freddo. Quindi dovrei premere ripetutamente il pulsante A per tutti i 10 secondi. Che succede se sbaglio? Riuscirò a spezzare il ghiaccio e potrei muoverti di nuovo, ma non potrò ripristinare completamente la temperatura corporea. Ecco perché dovrei fare del tuo meglio per aiutarmi per tutti i 10 secondi. Ricevuto, farò affidamento su di te se mi congelerò. Ah, sono sicuro che andrà bene, non preoccuparti. Ma se dovessi trovare dei muri di ghiaccio che ti bloccano il passo, chiamami e me ne occuperò personalmente. Vai a fare la tua parte. Grazie Taurus. Andiamo Mega. Ok. Quindi ragazzi, essendoci la battaglia col boss, taglierò parecchio dello stage. Infatti se guardate, se io rimango fermo su un blocco la mia temperatura scende. Se vado su un blocco normale la mia temperatura risale. E noi ci vediamo da Ice. Di quello che diamine è, che non ricordo mai, ho sbagliato strano nel frattempo. Eccola qua. Così sei venuto a disturbare il mio lavoro, vero? Proprio come nella serie TV che stavamo per registrare. Ben non è apprezzata come si deve, con te e Sonia che le hai rubato la scena. Così c'era lei dietro tutto quanto. Sei Ice, vero? Sono rinato come Ice di quadri. Il mio potere adesso supera la tua immaginazione. Con esso spezzerò via chiunque qualsiasi cosa entra al cibele. Stai causando molto dolore e sofferenza a tantissime persone. Non ti sei mai fermata a pensare che queste azioni possono ferire Belle? Ci hai mai pensato? Belle è troppo buona, la fabbrica dei talenti può essere un mondo crudele. Bisogna essere preparati a rimuovere gli ostacoli per arrivare alla vetta. Se non riesci a farlo con le sue forze, allora è mio dovere farlo per lei. Geo, non ti darò mai ascolto. Ice, capisco ciò che provi per Belle, ma non lascerò che della gente si faccia male in nome del tuo orgoglio. Ice di quadri, ti fermerò. Ah, diverrà un blocco di ghiaccio e rimpiangerai di essere venuto qui. Grazie tante. Dato quanti... Cos'ha? Guardate! Guardate due blocchi di sospesi! Ma che è? Ma stiamo impazzendo? Intanto blocchiamo un punto magari. Ma che fa? Guarda! Guardate! Guardate! Ma che fa? Ma sei pazza? Fermati! Smettila! Oh, guardate! Qui così non si rompe, fantastico.
fa meraviglioso, ma perché non... ma fa danno. Perché di questo è la schivata. Tanto diventiamo invisibili, guarda. Fatti vedere, guardate. Guardate, non si fa colpire. Si difende dietro i blocchi, ma cavolo. Ma guardate che... che rompiscatola che è. Perché adesso ti prendo, adesso ti prendo, adesso ti prendo, adesso ti prendo, super. Non posso fare niente, voglio morire. Poi ho il terrore che se mi prende mi sa che mi congela anche, perché c'è il pavimento rotto. Cioè c'è il pavimento, scusate, congelato. Ok, me la sto cavando un po' meglio che con Menes, sicuramente. Sto anch'io imparando un po' il nuovo colpo. Porca miseria, mi sono fottuto, Io provo a pararmi, ma mi sa che mi sono fottuto. No, non è niente. Guardate! E non so neanche come colpirla, dai! No! Oh, Tiamine, mi hai congelato! Ok, presa. Gliene manca il 98. Morta. Ok, così. Non riesco a tenere le carte mica dei boss. Andiamo, dai. Ah! È tornata Ice. Ok, perfetto. Come ho potuto perdere con tutto quel potere? Oh, ho lasciato andare la carta di quadri, ce l'ho fatta, eh? Un'altra carta rumore. Chi sarà mai stato? Ah! Ragazzo, cosa c'è? Il mio corpo è diventato pesante. Cosa mi sta succedendo? Che sia il rumore? Guarda, sono i Crimson! Quanti ce n'è di Crimson? È diventato Crimson! Così il rumore emesso da Ice mentre era fuori controllo si è cristallizzato, eh? Dove stanno? Dove fanno? Dove che cavolo? Sta volando via. Sembra che venga spiato da qualcosa. Ok, ho paura di scoprire da cosa sta venendo. Eccoli lì. Cos'è quel coso? Aspira il Crimson quel coso. Cavolo, abbiamo raccolto una buona quantità di Crimson. Mr. King sarà lieto di questa raccolta. Cavolo, la fondazione King è collegata con Jack e Tia, però non so ancora perché. Bel lavoro, Geo. Grazie a te il proiettore è ritornato alla normalità. Come sta andando qui il concerto? Procede tutto senza intoppi. Fantastico! Ice, perché hai fatto una cosa del genere? Per te, Bel. Con Sonia fuori dai piedi saresti arrivato subito alla vetta. Non ho mai chiesto una cosa del genere. Credi che chi fa del male agli altri possa diventare popolare ed amata? Sei troppo buona, quindi non capisci. Nessuno va avanti nel mondo dello spettacolo senza un po' di lavoro sporco. Questo non è vero. È questo che tu non capisci. Quindi mi stai dicendo che Sonia è passata sulla gente per arrivare dove si trova adesso? Ecco! Sonia non ha mai fatto nulla del genere. Lei fa del suo meglio per rendere la gente felice. Ed è per questo motivo che è molto ammirata da migliaia di fan. Effettivamente ha ragione. Lei non è qualcuno che causerebbe dolore agli altri. Sonia non è una nostra rivale, lei è un modello a cui ispirarci. Bel, mi dispiace. In qualche modo devo aver perso me stessa. Non sono più degna di essere la tua manager. Questo non è vero. Non c'è nessun altro a questo mondo a cui importi di me quanto a te, Ice. Anche se ti preoccupi un po' troppo, rimarrai la mia manager. Bel, non c'è nessun altro che vorrei come manager. Scusami tanto, Bel, e grazie. Sono così fiero di essere la tua wizard. Sembra che tutto si sia sistemato. Per un secondo mi ero preoccupato. Ok. Geo, ora posso pensarci io. Dovresti entrare al concerto. È quasi l'ora del finale. Oh, possiamo sentire una canzone fatta da Sonia. Wow. Adesso è giunto il momento per l'ultima canzone della serata. Ho scritto questa canzone per tutti i miei fan che mi hanno sempre sostenuta. E per i miei amici che sono rimasti con me nel bene e nel male. Questa canzone si intitola Stella Cadente.
Cioè, è quella dell'inizio. È quella di Mega Man. È finita, ce l'abbiamo fatta. Alleluia, non finiva più questa canzone. Com'è andato il concerto? Sfortunatamente non ho potuto ascoltare sull'ultima canzone, ma era favolosa. Anch'io sono stata molto impegnata. Ho avuto per un po' qualche problema, ma i fan mi hanno incoraggiato a non mollare. Oh, mi sono ricordata, la nostra Brother Band è stata cancellata da un tuo Hunter, vero? Oh, hai ragione, dobbiamo riformare la nostra Brother Band. Jay e Sonya hanno formato una Brother Band. Perfetto, la forza legame di Geon sarà 60. Non perdere mai più la nostra Brother Band. Ok, quindi penso che per oggi abbiamo... Oddio mio, questi sono sempre sui palazzi questi, sono sempre sui tetti questi qua. Mega Man, è più abile di quanto avessi immaginato. Ha sventato i nostri piani non solo qui, ma anche alla scuola di Eco Ridge. Mega Man, no. Geostella e i suoi amici non sono tanto male, vero? La forza legale proviene dal loro lavoro di squadra, vero? Non ho mai incontrato qualcuno con loro prima d'ora, come loro prima d'ora. Sono molto interessanti. Jack, hai raccolto i dati di Mega Man? Sì, un gioco da ragazzi. Sembra che la chiave del suo potere sia Wizard di Geostellar, Omega Xyz. Omega Xyz? Oh oh oh, non sentivo quel nome da tanto tempo. No! Corvus è un abitante di FM. Lo conosci Corvus? Sì, è una mia vecchia conoscenza. Quando ho sentito per la prima volta parlare di Mega Man, ho subito pensato che ci fosse qualcosa che mi puzzava. Non avrei mai pensato di incontrarlo, specialmente non qui. Questa cosa sta diventando interessante, vero Virgo? No, ce l'ha anche Tia, un abitante di FM. È valsa la pena venire su questo pianeta e diventare Wizard di Tia. Non ho avuto un momento di noia qui con tutta questa sofferenza umana da vedere. Chi ride con dicendo Kia? Vabbè, ok. Anche io ho preso la decisione giusta diventando il Wizard di Jack. Ehi Jack, e regina Tia, che tipi di guai causeremo la prossima volta? A cosa stai pensando, sorellona? La scuola di Eco Ridge ha in programma una gita scolastica. Sfrutteremo la cosa a nostro vantaggio. Sarà divertente. Quindi addirittura due abitanti di FM che si sono salvati. Come potete vedere non c'è nulla da vedere. C'è stato un problema. Ma è stato risolto. Non ci sono stati feriti e l'allarme è rientrato. Bello, è meglio se teniamo la bocca chiusa. Dovremmo lasciar parlare lì. Questo non è abbastanza per noi. I nostri sistemi hanno rilevato un rumore tale da far comparire una quantità notevole di Crimson. Come agenti della polizia satellite dobbiamo indagare su un evento del genere. Non metto in dubbio che il problema sia risolto, ma non lasceremo perdere finché non ci farete un rapporto dettagliato sull'accaduto. E dobbiamo raccogliere le disposizioni di tutti gli altri soggetti coinvolti. Dobbiamo trovare ad arrestare chi ha messo tutto quel rumore. Va tutto bene, Bell. Gli dirò tutto quanto. No, eri fuori controllo, non hai fatto nulla di male. Aspettate un secondo. Oh, arriva Sonya con me. Ah, non c'ero ancora io. Sonya! Sono Sonya Strum. Sappiamo chi sei. Guardiamo la tua serie TV ogni settimana. Grazie mille. Ad ogni modo, il problema si è verificato mentre si svolgeva il mio concerto. Proprio così. Durante lo spettacolo abbiamo cercato di creare della neve. Vero lì? Esattamente. Ed è stata allora che c'è stato un corto nel sistema. Ed il palco è diventato un po' freddo. Successivamente del rumore è stato emesso dal sistema malfunzionante. Sonya... sta facendo questo per me? E così? Mistero risolto. Come potete vedere non è successo niente. Ma grazie dell'aiuto. E scusateci per i problemi. Fate buon viaggio. No, non ci facciamo fregare così facilmente. No, peccato. Sonya Strum, siamo dei professionisti. Possiamo vedere una bugia a miglia di distanza. Ed inoltre questa gente ci sta nascondendo qualcosa. E vi sto dicendo che non è successo niente. Ero uno degli spettatori e non ho visto nulla di particolare. Vero, neppure io. La presentazione di Sonya è stata così intensa che mi sentivo infuocato. Questo risolve la faccenda, giusto? Di fatto non c'è nessuno che abbia segnalato alcun danno e non avete alcuna prova che supporti le vostre ipotesi. Grazie per essere venuti, ma non avete nulla da fare qui, perciò lasciate perdere. Fai così, Prez. Il suo modo di parlare è così calmo, ma trasuda di autorità. Wow, fa paura. Spaventosa, ma te ne sono davvero grata, Luna. Ma va tutto bene, vero? Basta comparsa, voglio finirla più... Ace, ciao Ace, è da un po' che non ci si vede. Ace, Eos, ma ti dispiace lasciare il resto a me? Come agente della polizia satellite non permetterò che succeda nulla. Ricevuto, ma non posso dirti di no. Ci vediamo al quartier generale. Ok, perché mi ha appena dato una mano? Mangia.
Perché mi stai fissando? Per forse un Mega Snake? Ace, sì? Sei un agente della polizia Satella? Sì, certamente. Davvero? Davvero? Fantastico! Non credevo che fossi un tipo comune, ma non avrei mai pensato una cosa simile. Sono sbalordito. Lo conosci? Sì, ha un wizard davvero potente di nome Acid. Ah! Grazie mille. Oddio, cosa dice Sonia? Ho portato con me il tuo album. Vorresti farmi l'autore di autografarmelo? No, non ci credo. Oddio. Certamente. Scrive e scrive. Così va bene? Per favore, puoi anche scriversi ad Assi? Certo. Oh, fantastico, grazie. Grazie a te per sostenere la mia musica. È un po' strano questa cosa, poi. Harp Note. Presto un giorno avrò bisogno del tuo potere. Riferisci a Mega Man che gli ho detto ciao. Oddio, sai che di Harp Note. Madonna, sai. Oddio mio. Qualcosa non va, Sonia? Sembri pallida. È stato per qualcosa che ti ha detto? Sonia? No, non è niente. Ah sì, Eos. Chi sei in realtà? È vero, ma... Proposito realizzato. È vero, ragazzi, guardate che è avvolto nel mistero. Salva il gioco... No, ho sbagliato io. Va bene, ragazzi, però ho sbagliato. Salveremo una prossima puntata. Quindi se il video è piaciuto, lasciate un commento, mettete un piace, iscrivetevi. E io non so chi è questo brutto tizio qui. Ma lo vedremo la prossima puntata. Quindi, bella, ragazzi. Le mucche, i maiali, così via, non abbiamo le cose per... Ok. Perché questa mappa ha solo un livello di terra? Dove sei caduto? Ma non lo so, ho spaccato un pezzo di terra e sono finito nel buco. Dove sei? Cioè, è proprio una mania per questi buchi. Sto tornando. Sai che avevo settato lo spawn da un'altra parte, dove l'ho tolta questa terra? Lui tornerà prima o poi.